e un bilancio che non tiene conto neanche di quella che è la reale base impositiva, perché già da alcuni approfondimenti che abbiamo fatto mancano somme imponenti in entrata. Più abbiamo servizi che sono sproporzionati rispetto a quella che è la qualità e gli obiettivi raggiunti dai servizi in proporzione alla spesa che viene sostenuta. È un bilancio che sotto il profilo strutturale sconta ancora la mancanza di considerazione dei bilanci della partecipata e come se ancora si continuasse a tenere separati il bilancio del comune rispetto ai bilanci delle società partecipate e delle aziende speciali. Noi è un primo studio di massima che abbiamo fatto applicando però solo i parametri che di altre città con le stesse caratteristiche di Messina ci danno un mancato introito che si oscilla dai 15 ai 20 milioni di euro l'anno soltanto per quanto riguarda la parte tributi. Poi c'è un problema riguardante le compartecipazioni di alcuni servizi che sono obbligatori e invece abbiamo riscontrato che non c'è la compartecipazione da parte dei fruitori, qua sono cifre ridicole ma sicuramente parliamo di 200-300 mila euro l'anno. Il problema di fondo diventa non solo questo ma anche la percentuale elevata in alcune tributi e servizi sono anche del 50-60%, gli utenti che pur facendo parte dell'anagrafe tributaria, a differenza degli altri di cui abbiamo parlato che non fanno parte, si chiamano infatti contribuenti fantasma, qui pur essendo all'interno della banca dati non pagano e quindi abbiamo questa tipologia, il contribuente fantasma perché non risulta nella banca dati del comune, il contribuente che risulta e non paga invece che è l'evasore. Per quanto riguarda ciò che il Comune può recuperare con l'ampliamento della base impositiva, cioè inserendo questi contribuenti fantasma, sul recupero precedente c'è uno studio attuale che parla di circa 100 milioni di euro. Ovviamente ci prendiamo un errore per ora del 20% perché siamo in fase di studio, di conseguenza meno di 80 non sono e parliamo degli ultimi 5 anni più uno del recupero dei tributi ed ecco perché in gestione corrente annuale si parla di un recupero di 15-20 milioni di euro l'anno.